Buongiorno e buon mercoledì. Siamo sulla pagina Tourism Peschiera e stiamo per raccontarvi una nuova storia dei fatti meno noti della nostra amata cittadina. Siamo nella località di Forte Papa, residuo di quello che è stato il nostro risorgimento asburgico, e andremo a scoprire alcuni piccoli segreti, alcune storie che si celano dietro questo manufatto. Siamo davanti alla porta di Forte Papa, il cui nome militare risorgimentale era Opera Seconda, Werk Zwei. I forti di Peschiera partono come calcolo approssimativo, come nome, da Forte Cappuccini, che era Opera Prima. Poi, come un grande giro di valzer viennese, girano intorno alla fortezza per tutto il lato orientale ed occidentale. Qui siamo all'Opera Seconda, della prima serie di fortificazioni post-napoleoniche. Viene costruito sulla strada principale che porta verso la Lombardia, verso Brescia, nella località che all'epoca si chiamava Papa. Papa per la presenza più a occidente di un'osteria dal nome Papa, un nome molto interessante in cui si celano altri misteri, ma questi forse probabilmente li vedremo più avanti. Ecco, siamo davanti al lato orientale del forte, vedete un muro dritto, che era il muro che dava verso la fortezza, quindi il meno difendibile, senza terrapieni, che serviva in caso il forte fosse caduto per essere attaccato dalle artiglierie della fortezza ed essere abbattuto e demolito. Bene, la curiosità architettonica che c'è alle nostre spalle è quel che sembra un comignolo di un camino, ma non è. È uno stratagemma militare del XIX secolo, veniva chiamato la Dama del Muro, ovvero Damenmurer in tedesco, perché ricordava, diciamo con dimensioni ragguardevoli, la forma di una dama che era impossibile da abbracciare perché troppo grande. Perciò se il nemico fosse riuscito a raggiungere il contrafforte, le mura, e si fosse arrampicato, comunque non poteva attraversare quel punto perché non riusciva ad abbracciare quel manufatto. È probabilmente uno degli ultimi rimasti in piedi in tutta Europa, se non addirittura l'unico. A Peschiera ne esistono degli altri, purtroppo abbattuti. Siamo all'interno del forte, ci stiamo per avvicinare al corpo centrale, siamo dove c'è la sede della fucileria. Vedete sulle pareti ci sono le ferritoie dove i fucilieri potevano fare fuoco, l'artiglieria che era sopra la nostra testa. E domandiamoci, ma come mai gli austriaci hanno costruito un forte in questa posizione? Allora, dopo la campagna del 1848, dopo la prima guerra di indipendenza, lo Stato Maggiore decide di ampliare fortificazioni che circondano i caposaldi di quelli che poi verrà nominato il quadrilatero. Perciò Peschiera, Mantova, Lignano e Verona. Peschiera viene aumentata ampliando il raggio della fortezza con delle nuove fortificazioni. Ne esistevano già come la Mandella e il Forte Salvi, vengono aumentate con altri forti, circa 12, di cui questo è uno. Vengono costruiti in un tempo abbastanza breve, dal 1850 al 1852, in previsione di futuri sconvolgimenti bellici. Era una nuova concezione di guerra, dove le piazzaforti, dove i campi trincerati, ovvero una fortezza principale costellata tutto intorno di fortezze più piccole, avrebbero creato come degli eserciti fermi sul posto e costringendo gli eserciti attaccanti a manovre sul territorio abbastanza chiare. Forte Papa aveva una dotazione interessante di artiglieria, poteva ospitare circa 106 uomini e una decina di pezzi. Poi in caso d'emergenza ovviamente le cose erano completamente tutte da rivedere. La curiosità sta nella sua costruzione, ovvero intanto il materiale con cui è fatto. Il materiale con cui è fatto è pietra, non pietra locale, perché sennò avremo della pietra gialla o della pietra rosa, invece è pietra bianca, perciò viene da lontano. Perciò questo vuol dire che è costato veramente molto all'intendenza militare austriaca costruire questo manufatto. In più era una nuova concezione per l'epoca, forte con delle mura a spigolo, un corpo centrale che è quello che abbiamo alle nostre spalle, ben fortificato, e a una distanza più ampia di quello che si era trovato fino adesso rispetto alla fortezza principale. Qui siamo a circa 1,2 km da Porta Brescia, che era il vero ingresso
della fortezza che dava su questa strada, che appunto era la via Bresciana. Oggi il manufatto viene gestito dalla Compagnia del Morbo, un'associazione di volontari che cerca di tenere alta la cultura locale e valorizzare questo bene, che non è solo un'attrazione, non potrebbe essere solo un'attrazione turistica, ma è un'esperienza storica, turistica e culturale. Qui noi veramente rispiriamo quello che i nostri antenati del XIX secolo hanno vissuto. In futuro ci saranno altre persone che parleranno del forte, ovvero i membri della Compagnia del Morbo, che racconteranno le curiosità e le facezie che girano intorno a questo meraviglioso monumento.